Eder. Mac. Pallister. Il tecnico Antonio Massa, indagato per la strage di Brandizzo, sarà licenziato per giusta causa da Rete Ferroviaria Italiana. Antonio Massa ha violato gli standard ed è venuto meno il rapporto di fiducia. Rete Ferroviaria Italiana, per la serie Si salvi chi può, taglia la zavorra. Dopo aver cacciato dai suoi cantieri la Sigifer, afferma che non sia più possibile proseguire neanche temporaneamente il rapporto di lavoro con il Massa, perché il rapporto di fiducia con l'azienda è stato leso irreparabilmente. La ferroviera 25enne Vincenza Repaci aveva avvertito il tecnico Antonio Massa che non era possibile cominciare i lavori, visto che doveva passare un treno. Mentre nei filmati circolati dopo la tragedia si sente una voce che autorizza i cinque operai ad andare sui binari. Se vi dico treno, andate da quella parte. E Kevin Lagana dice, non abbiamo ancora l'autorizzazione. L'azienda spiega che il provvedimento è giunto al termine di un iter procedimentale, ovvero un'indagine interna. Antonio Massa dal 31 agosto è a casa, ufficialmente per un infortunio. Il 14 settembre aveva ricevuto la contestazione disciplinare. Secondo l'azienda le sue giustificazioni scritte non sono risultate idonee. Con la sua condotta Massa avrebbe, secondo Rete Ferroviaria Italiana, violato gli standard del codice etico dei dipendenti del gruppo. Per questo è arrivato il licenziamento per giusta causa, effettivo dal 20 ottobre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.